Come non riconoscere Super Mario Sunshine? Qui la vera bravura stava nell'essere i più veloci di tutti. Il post-apocalittico è stato una vera scheggia. Tra le centinaia di risposte sbagliate che mi hanno piegato in due, scelgo la più ottimista di tutte, quella di Ant Grey, che scrive Super Mario Sunshine quando verrà aggiunto al Nintendo Switch Online, che acquista ancora più valore con la risposta di King Bad Luck, che precisa no. Lì sarà ancora peggio. Secondo me fa ridere perché è vero. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con il format soddisfatti o rimborsati. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, non ci credete? Beh, peggio per voi. Poi non lamentatevi se vi chiamo Poracci. Oggi parleremo del primo grande leak, o meglio rumor, dell'anno a tema Nintendo e ne analizzeremo anche la credibilità. E inoltre andremo a vedere le prime informazioni svelate da Sony sulla nuova generazione del suo PlayStation VR. Ma cosa volete di più? Con una prima linea del genere, conquistare YouTube Italia in modo non violento sarà un'operazione semplicissima. Quindi unitevi all'armata poraccia con un semplice gesto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche, senza dimenticarvi di seguirmi anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, proprio tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e facciamolo tornando a parlare di Zelda, ma non dell'attesissimo seguito di Breath of the Wild, ma bensì di Hyrule Warriors, l'era della calamità. Il particolare prequel, che io considero comunque uno spin-off in salsa Musu, ha infatti collezionato risultati incredibili e Koei Tecmo ha fatto sapere nell'ultimo report finanziario che il titolo ha superato i 4 milioni di unità vendute, rivelandosi un vero successo. Se si guarda la storia della collaborazione di Koei con Nintendo, non c'è stato un solo passo falso. Oltre a Hyrule Warriors, non va dimenticato il contributo dato allo sviluppo di Fire Emblem Three Houses e anche a Marvel Ultimate Alliance 3, così come gli altri Warriors pubblicati su Switch. In totale, gli sforzi congiunti tra le due aziende sono risultati in più di 10 milioni di unità vendute su console ibrida, un sodalizio che di sicuro continuerà nel tempo. Direttamente dal CES, che siete liberissimi di chiamare CES, ma esordire dicendo direttamente dal CES non era proprio il massimo. Arrivano interessanti notizie riguardanti il mondo del gaming. Di Samsung abbiamo già parlato, di Sony tratteremo in chiusura. Mentre qui vi segnalo che sia Nvidia che AMD hanno annunciato delle nuove schede grafiche tra cui spiccano le GPU per poracci. La RTX 3050 e la 6500 XT saranno vendute a un prezzo budget di rispettivamente 250 e 200 dollari, ma promettono comunque prestazioni di un certo livello. Il problema sarà al solito riuscire a comprare queste schede video. Se le cose andranno come negli ultimi anni, il lancio previsto per fine gennaio sarà un'esclusiva degli scalper, che si affretteranno a rivendere a prezzo quantomeno triplicato queste GPU. Fatemi sapere se siete in cerca anche voi di una scheda video e se tenterete la fortuna con questi nuovi modelli. E in chiusura di questa prima sezione vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno per usufruire di alcuni interessanti sconti su eShop, come i due No More Heroes a prezzo scontato, ma anche l'ultima occasione per sfruttare i saldi dell'Epic Game Store, che tra giochi in offerta e buoni da 10 euro, riutilizzabili all'infinito, propone alcune delle offerte più interessanti di inizio anno. Siete ancora in tempo, eh? Non fatevi scappare questa occasione. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è scatenato un bel trambusto quando due noti leaker dell'ambiente Nintendo, ovvero Leaky Pandy e Marco Maro, hanno ufficialmente aperto la stagione 2022 dei rumor. Ora, per me ci troviamo di fronte a quelle che nel 99% dei casi sono delle sparate assurde o delle affermazioni così ovvie e generiche da risultare delle banalità. Però in ogni caso analizziamo questi leak e cerchiamo di capire se ne possiamo ricavare qualcosa di interessante o quantomeno di credibile. Per dirvi, secondo Samus Hunter, insider con uno storico non proprio entusiasmante, a febbraio dovrebbe esserci un Nintendo Direct, che potrebbe arrivare anche verso la fine di gennaio, in cui saranno inclusi annunci a sorpresa anche per titoli previsti a marzo. Un genio, ma chi lo avrebbe mai detto? Ma una prospettiva assurda. A fare veramente scalpore però sono state le parole del collettivo Leaky Pandy, che se ne è uscito con una lista di titoli previsti da Nintendo per questo 2022,
dove figurano nomi che possono lasciare di stucco. Ci sarebbero infatti uno spin-off di Xenoblade, qualcosa di action-adventure, il ritorno di Rogue Squadron con il quarto episodio sviluppato da Crytek, un nuovo titolo di Pikmin ad opera di Next Level Games e anche Mario Kart 10, per ora in sviluppo con il nome in codice di Crossroads, a cui si aggiungerebbero anche due titoli in esclusiva Switch sviluppati da Bandai Namco, ovvero Pokken Tournament 2 e Klonoa Reverie. Ora andiamo con ordine. Klonoa Reverie ormai lo stiamo seguendo da tempo e direi che è possibile un ritorno di Klonoa nel 2022, anzi è molto probabile, ma non mi torna l'esclusività su Switch, anche se solo console. Ok per Pokken Tournament 2, abbastanza random, ma che rientra nell'ottica degli spin-off di metà stagione pensati per colmare i gap tra un titolo principale e l'altro, un po' come è accaduto con Pokémon Snap nel 2021. Passando alle produzioni first party, Pikmin 4 è uno di quei rumor ricorrenti che prima o poi si avvereranno, ed è interessante la prospettiva che sia stato affidato a Next Level Games dopo l'acquisizione da parte di Nintendo. Certo, li avrei visti bene al lavoro su altri titoli, ma dopo l'ottima prova di Luigi's Mansion 3 mi aspetto grandissime cose per un eventuale Pikmin. Molto più in dubbio sullo spin-off action adventure di Xenoblade. Stiamo ancora aspettando il reveal del prossimo grande progetto Monolith e già si pensa a uno spin-off. Mi sembra una fuga di notizie eccessivamente prematura. Certo è che se Monolith avesse scelto la stessa strada di Game Freak, proponendo un titolo virato all'action nel tentativo di attirare il nuovo pubblico verso un brand di nicchia in preparazione a un episodio più classico, beh, questo leak potrebbe avere senso, ma significherebbe anche che questo è il titolo in lavorazione da anni da parte di Monolith, prospettiva che allontanerebbe di parecchio un nuovo Xenoblade Chronicles puro. E non so se questa cosa mi renderebbe eccessivamente felice. Di Rogue Squadron 4 vogliamo parlare? Questa sembra una cosa così random che potrebbe pure essere vera. Ora che EA non ha più l'esclusività sul brand di Star Wars, sarebbe molto figo vedere un ritorno di questa storica serie legata alle vecchie console Nintendo, ma sviluppata da Crytek. Come siamo arrivati a una collaborazione del genere? E per chiudere, Mario Kart 10. L'8 ha venduto così tanto che ci siamo persi per strada il 9 e passiamo direttamente a quello che sembrerebbe essere un grandissimo crossover tra le varie IP Nintendo in stile Super Smash Bros. Io ci posso anche credere all'intenzione di Nintendo di allargare la portata della serie di Mario Kart, ma passare dal non vedremo mai Mario Kart 9 perché l'8 vende ancora tanto direttamente alla prospettiva dove vedremo annunciato il 10° capitolo mi sembra una mossa prematura e azzardata. Possiamo però incrociare queste informazioni con quanto detto da Marco Maro per avere un quadro generale più approfondito su alcuni leak. Pikmin 4 sarebbe stato il motivo della finalizzazione dell'acquisto di Next Level Games, un progetto ormai ricominciato da zero dopo anni di sviluppo problematico. E qualcosa mi dice che un po' sotto c'è lo zampino di Miyamoto, mentre il nuovo Mario Kart sarebbe in realtà una nuova IP riconvertita sotto il nome più famoso del brand per avere già pronto un titolo di lancio per la prossima console di Nintendo. Anche qui è probabile che Nintendo stia lavorando da parecchio sul concetto di un nuovo crossover in sostituzione di Smash, ma è troppo facile sparare così generico su un'uscita proiettata non nell'immediato futuro, e a noi consumatori cambia ben poco. Leakypedia è però il più specifico di tutti e ci tiene a sottolineare che ci sono ancora questi titoli da svelare per il 2022. Tra cui un nuovo titolo Monolith, di cui si parla da più di un anno, una nuova IP con periferica dedicata in stile Ring Fit e anche un nuovo gioco di Mario. Se incrociamo questo calendario ipotetico con quello fornito da Marco Maro, ci rendiamo conto di come ci sia qualcosa che non torna, o meglio, che non c'entra. Se aggiungiamo alla lista Leakypedia il remake di Fire Emblem Echoes, un nuovo Detective Pikachu, la remaster di Wind Waker e Twilight Princess, il nuovo Donkey Kong in 2D, la remaster di Metroid Prime, i sequel dei Pokémon Let's Go, è palese che non ci sia abbastanza spazio per tutto questo ben di Dio, e più che di rumor, mi sembra che si tratti di una lista dei desideri. Badate bene, molti di questi dettagli sono credibili, ma sono voci di corridoio mischiate a deduzioni logiche e razionali che prima o poi si avvereranno, o che comunque sono formulate in modo così vago che lasciano spazio a numerose interpretazioni. Per farla breve, secondo me basta aspettare l'inizio di febbraio per avere un quadro molto più chiaro su quello che sarà il 2022 di Nintendo e non vale la pena farsi mangiare dall'hype adesso. Comunque ci sono così tante indiscrezioni che magari continuerò a parlarvene anche in Daily Shorts.
Voi cosa ne pensate? Credete alle prospettive delineate da Leakypandy e Marco Maro? E in chiusura mi sembra giusto dare spazio anche a un annuncio in casa Sony. L'azienda nipponica ha infatti presentato la seconda generazione della sua realtà virtuale, aprendo così alla grande il 2022. Purtroppo in pieno stile Sony i dettagli rilasciati durante la conferenza al CES sono molto pochi e questo reveal sembra più una dichiarazione di intenti che altro. Non sappiamo ancora come si presenterà questo modello e a parte i render dei controller apparsi lo scorso anno, la forma del PSVR 2 è sconosciuta. Proprio come accadde con PS5 abbiamo la presentazione del logo, che insomma potevamo tranquillamente immaginarcelo da soli che sarebbe stato così. Abbiamo sì le prime specifiche tecniche del visore, come risoluzione, campo visivo e tecnologie integrate, ma la cosa più interessante sono le feature aggiuntive che arriveranno con questa nuova generazione di realtà virtuale, che punta a far compiere un bel salto di qualità alla VR di Sony. Grazie all'implementazione dell'audio 3D, dei grilletti adattivi e del feedback aptico presenti sul controller VR 2 Sense, proprio come su DualSense, l'idea è quella di puntare sulla totale immersività dell'esperienza. Poi non va sottovalutato che il nuovo visore punterà alla facilità di utilizzo. Non ci sarà più bisogno di telecamere esterne per rilevare il movimento dell'utente e il casco andrà collegato con un unico cavo alla console, aprendo a degli scenari molto interessanti. E se Sony, dopo l'arrivo delle sue esclusive, stesse preparando l'arrivo del VR su PC? Molto dipenderà dal prezzo di questa periferica, ma se il brand di PlayStation riuscisse finalmente a far prendere piede la realtà virtuale anche nel suo gigantesco bacino di utenti, questa potrebbe essere la generazione dove la VR diventerà finalmente una realtà consolidata del settore e non solo un divertimento ad appannaggio di pochi. L'aver deciso di aiutare il debutto di PSVR 2 con lo sviluppo esclusivo di un nuovo Horizon intitolato Call of the Mountain è un altro indizio di quanto Sony stia puntando su questo settore. Secondo voi, poracci, vedremo la definitiva consacrazione della realtà virtuale nel gaming nei prossimi anni per merito di Sony? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pandy, Michele Leak, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nuovo video, voi mi raccomando, per favore, per favore.